Il commissario Figlio Falò, di un po' anticipazioni di alone, entusiasmante, un brillante da uomo decadente, uomo spesso solitario, vittima di un un vizio inconsolabilmente. uomo solitary man, quindi, no? Un che sa illuminarvi e agliarvi nel baluginare delle luci rifrangenti. Qui agiremo di reminiscenza. Ok? Il commissario. Il commissario. Operazione difficile, ma lui ce la fa. Vola l'aereo, siete riusciti a udire il rombo e l'uccello. Sì, in volo. Ah. Mi involo, mi involerò, imbarcherò presto presso lidi marini. Eh sì. Così, per dare un tocco. Alzato, rialzato, prelibato a un ciuffo, forse ben alla mia voce intonato, pettinato, vi spettino. Uomini, andate, ispezionate. Io, ispettore, ispettore, facciamo così. Movimento adesso pelvico. Confondere con Silvio Pellico. Io di risa mi sbellico. Cadaverico, illuminato, illuminante, frastornato, fulminato, folgorante. Un uomo velocissimo, fulmineo, che vi fulmina. Rimarrete, diciamo, storditi e fulminando voi perso le parole. Sì, tuoni fulmini, saette. Sì, piovero dal cielo di lampi tonituanti. Qualcosa di tonante, fulminante. Visto? Riesco sempre a cavarmela, perché non uso la brillantina, ma sono io l'incarnazione del concetto di brillante. Brillantezza. Ridicolezza. Fuori, tira ancora. Un po' di brezza, ma questo tira di più. Oh no. Tiriamo giù, cosa? Questo, no? Colletto, però così veramente diventa. Ecco, ce la faccio a stento, ma intanto la platea intrattengo, la mia voce è stentorea. È chiaro? Uomini che stentate e che false bellezze ostentate, sono un falò rinomato. Insomma, sostanzialmente un povero disgraziato, no? Un uomo così, che è grazioso, aggraziato, riflesso, riflessivo, riflettendo, va camminando e presto il giacchetto indossando. Olè, ballare. Olè. Torero! Il commissario, sì. Il commissario, sì.
Il commissario. Sì. Signore e signori, io sono Sir. E voi non servite niente se non a servirmi e riverirmi. Il commissario, sì. Mente obnubilata, obiettivo ancora leggermente appannato, io non più ad appannaggio del prossimo. Io, pavone, con tanto di piumaggio, non è più maggio, quasi settembre. Ah, io spesso maschero, smaschero i cattivi, ma maschero me, cattivo, no? Ecco, dissimulo e sono esperto delle similitudini, no, del simulare la finta contentezza perché spesso la mia anima è ottenebrata, oscurata, schermata e ripiegata in una tristizia, mestizia, che se esternassi provocherebbe indifferenza o ignavia, se invece esponessi quello che talvolta sento sinceramente, e se svelassi o rivelassi di essere felice, mai sia perché siamo attorniati da persone affette da invidia o da gelosia, allora forse è meglio l'ipocondria, quella dolce melanconia, lontana però dalla nostalgia. Vicina, ma non, ecco, attigua, ma non corrispondente. E ora mi sono perso, smarrito. Bella gente, dicevo, corrispondente a qualcosa so niente, di sacente, no, sono sapiente, di clemente, di splendido, splendente. Dopo un periodo nuvoloso in cui mi annuvolai, non mi involai, ma involuto, non fui ben voluto. Bello. Penso che tu stai pensando che io pensi quel che non sto pensando. Non è male, non è male. Segnatevela, ragazzi. Video di anticipazione entusiasmante, brillante da uomo decadente, spesso deprimente o depresso, inconsolabilmente. Come va? Vedo, noto, scorgo, avvisto il gran movimento. Sì, ci scatterà la rissa, voglio spaccare una caraffa di vetro in testa a uno, sì, per insanguinarmi le mani, ammò Padre Pio. Sì, io stigmatizzato, mostrerò le stigmate. Non confondere con stigmata, stigmata è il plurale. E ti posso dire, Padre Pio sono io, non è male, Padre Pio sono io. E ora, colpo di scena o colpo di cena, per dirla alla Tito Andronico, Tito Andronico un po' alla falotico, no. Allora, dovrei recarmi a questa 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, ma non ho una gran voglia, a dir la verità. Pare che bisogna prenotare anche stavolta, potevo comprendere in tempo di Covid. Adesso non più boxhall.it, viva ticket.
letto questa notifica da un mio conoscente, amico. Stefano, però non lamentarti, bisogna prenotare, ma come? Allora che razza di accredito è? È come essere abbonati allo stadio per evitare la fila, e poi la fila si fa comunque per entrare, ma la fila alla biglietteria, quindi ma che vantaggio è? Poi c'è chi parte svantaggiato, chi è un calciatore, vantaggiato si chiamava il calciatore. Ha giocato anche nel Bologna, proprio che ha fatto il Bologna ieri col Milan, andiamo subito a controllare. Sì, c'era il maxi schermo ieri sera, ma non me ne poteva fregare di meno. Allora, Bologna-Milano, Milan-Bologna, boh, dove hanno giocato? Naturalmente ha perso il Bologna, ha perso. Qua ci voleva il grande Rino Banfi, scambiato per Pascutti, l'allenatore nel pallone, tutto peleto. Vabbè, comunque questo commissario sarà un'opera introspettiva in cui operai, opero, perché indagine eterna e a divenire, ci sarà il sequel, su questo personaggio si possono creare tante storie, lui immerso in tante vicende oscure all'interno anche di se stesso. Ora che sto dicendo, ecco, il commissario, vabbè, questo video non ha senso, non senso, oppure è allineato alla mia sensibilità. L'essere sensitivo di qua e di là. Mi piace vivere così e vi devo dire la verità. Poteva avere un senso, ecco, andare al festival anni fa, ma vi posso garantire meglio che non ci andiate, perché tanto vi trovate con persone imbalsamate, tutte sistemate, arricchite, spesso ignoranti, inauditi, che decretano con troppa precipitosità. Diciamo, i film giudicano anche le persone, quindi se non vestiti smoking o vestite casual sarete presi per persone freelance o per fancazzisti wannabe. E che vi devo dire? Guardatevi il cinema malinconico, il cinema passatista, il passato che ritorna, rielaborato da me. Forse mai io sarò rasserenato, riappacificato col mondo, anche perché questo mondo buonista, falsamente pacifico, è meglio che si getti nell'Oceano Atlantico. Quindi, ma esisteva, esisterà se sarà finalmente scoperta Atlantide, che vi devo dire, Venezia sarà, è da anni che dicono che sarà sommersa per via dello scioglimento delle calotte polari. Come Waterworld con Kevin Costner, qua c'è anche lo scioglimento delle canottiere, delle polo. Sì, ho scritto anche Bologna Polar, che è una cosa diversa. Sì, per via del caldo, anche oggi sono 30 gradi, cioè veramente rotto cazzo. Questi video non significano una minchia, ma a me piacciono. Cosa? Questi video? No, non piacciono neanche a me. Così, ma allora lei perché li realizza? E perché scrive libri se vendono poche copie? Li scrivo perché va trascritta la mia vita, sono le mie memorie. Le mie memorie sono diverse dalle sue, sa? Ma non le memorie intese, ecco, le memorie, memories, no? Dobbiamo rammemorare il nostro passato e cosa? Equidistante, equidistante dal suo. Elucubrare, le elucubrazioni, dicevo, le mie memorie sono diverse dalle sue. Se lei si mettesse a scrivere un libro di memorie, scoprirebbe che lei ha avuto una vita insulsa, piatta, dove recitava le pappardelle a memoria per coprirsi di una divinità sociale, ma di vita vera, sentita, anche virtualmente compresa, introiettata e capita, non c'è un cazzo. Quindi lei vive di riflesso e diciamo non è riflessivo, non si guarda allo specchio e non sa riflettere neanche la sua immagine, diciamo nel gioco di reminiscenza o di rimembranza o di rifrangenza del sé che può essere, diciamo, compreso, inglobato in questo video, sì, o nel prossimo, la metterò, farà la comparsa. Lei è comparso, ancora campa, sarà scomparso, scomparirà, morirà e questa è la fine che toccherà a tutti quanti. Quindi è stata una buona, salutata Massorda, a Venezia, verde, Coscos, beh, qui mi stavo impappinando. Sempre meglio che andar turlupinando il prossimo, ingannandolo, non lo so. Ecco.
fumatevi le canne, parlate di cinema senza capire un cazzo di voi stessi, quindi voi dovreste compiere un percorso di psicanalisi e addivenendo, diciamo, alla vera essenza di voi stessi potrete capire il senso dell'esistenza e forse anche di queste vite. Che ho detto non lo so, se avete capito bene io non ho capito niente di quello che stavo facendo, ma è giusto così, perché la vita è un nonsense continuo.